Ciao ragazzi, sono Eleonora Pellegrin e insieme a BuddyFit vi presentiamo una serie di movimenti dolci e a basso impatto ideali per iniziare con il Pilates. Partiamo da una posizione in quadrupedia, andiamo a puntare le nostre dita dei piedi sollevando leggermente le ginocchia dal materassino. In questo modo andiamo subito a lavorare sulla stabilizzazione scapolare e allo stesso tempo attiviamo il nostro core, tenendo bene il nostro addome attivo e anche la nostra schiena. Da questa posizione andiamo a stracciare bene la nostra parte posteriore delle gambe, allunga, porta il petto verso le tue gambe in posizione di down dog. In questo modo andremo ad allungare tutta la parte bassa della nostra schiena, sentiremo tutto l'allungamento nella parte dei femorali dietro e andremo così a procedere in un esercizio che ci consentirà successivamente di andare a lavorare anche sulle nostre gambe. Sempre da questa posizione procedi con l'allungamento della tua gamba destra, mantenendo sempre il tuo bacino neutro e sollevando anche il tuo braccio sinistro. In questo modo andremo ad attivare anche il nostro gluteo, a sollevare il nostro braccio, sempre andando a lavorare anche su una posizione di balance e di equilibrio. Tieni, procedi scendendo e salendo con il braccio e con la gamba simultaneamente per 10 volte. Espira nella salita, inspira nella discesa. Ora vi presentiamo il single leg stretch. Parto da questa posizione in flessione cervicale e flessione toracica, mani sulle nostre tibie, porta le ginocchia verso il petto, tenendo sempre la connessione fra ginocchia e piedi. Da qui procedo allungando prima la mia gamba destra, quindi allungo la muscolatura della gamba destra, ginocchio verso il petto e cambio gamba, allungando e flettendo. Lavoro così sia sui flessori delle anche, sia anche sull'allungamento dei muscoli delle gambe. E procedo abbinando sempre una corretta respirazione di inspirazione nel cambio ed espirazione nella posizione di allungamento flessione del ginocchio. E procedo per 10 volte. Inspira, espira. Mi raccomando la coordinazione anche delle braccia, ok? La gamba che si flette, la mano sarà esterna alla caviglia e l'altra mano invece sul ginocchio. E ancora procedi. Da questa posizione laterale proseguiamo appunto nell'attivazione del nostro addome e anche nell'attivazione della nostra parte esterna coscia, medio gluteo, con questo movimento di abduzione, allontanamento della gamba che sale verso l'alto, riscende e tocca con la punta, espira, sali, inspira, scendi, espira, sali. Mi raccomando, è sempre molto importante non pesare sulla nostra spalla in modo da attivare anche tutti i muscoli laterali del tronco, espira, su, e su. Siete pronti? Mi raccomando la respirazione. Ora tocca a te.